Inizia con un pareggio per 3-3 contro il Caffè Lollo Napoli, il campionato di una rinnovatissima Acqua e Sapone Calcio 5 tra le mura amiche del Palaroma di Montesilvano. Un peccato per la squadra di Massimiliano Bellarte, che ha condotto la gara fino a 90 secondi dalla fine, quando il quintetto partenopeo ha completato la rimonta. Nel finale l'Acqua e Sapone ha sfiorato il nuovo e definitivo vantaggio, ma la fortuna non è stata dalla parte dei nerazzurri, che si confermano squadra ancora in rodaggio dopo i tanti cambiamenti. Tra i volti nuovi quello del debutto in Serie A, Cesaroni, che dopo 5 minuti battezza il suo esordio con un gol mentre suona erroneamente la sirena, facendo temere un annullamento della marcatura. Pareggio fulmineo del Napoli col destro velenoso di Vega dopo 11 secondi. A pochi istanti dal riposo, padrone di casa di nuovo avanti con l'azione finalizzata da Mimì per il 2-1. Nel secondo tempo l'Acqua e Sapone allunga con il 3-1 di Burrito a metà frazione. Poi sale in cattedra l'ex pescarese Jader Fornari, che con una doppietta arpiona la parità. Pregevole la rete del 3-3 con un colpo di tacco che brucia sul tempo Mammarella. A 6 secondi dalla fine, capitano Murillo centra la traversa da oltre metà campo e la sfera si allontana beffardamente dallo specchio della porta. Il commento dell'allenatore Bellarte di Cesaroni. Abbiamo un roster nuovo e necessitiamo di tempo per raggiungere comunque quei meccanismi, la perfezione di quei meccanismi che la forma di gioco che si vuole esprimere necessita. Quindi tutto dipende da quello, dal modello di gioco che si sta cercando di costruire. Poi è naturale che magari è uno sport episodico e quindi gli episodi hanno determinato il risultato come lo fanno sempre. Non ho potuto neanche tanto esultare, non si capiva se l'arbitro dava il gol o non dava il gol, però penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione di squadra. Peccato per il finale, la squadra si vede che ha cambiato molti elementi e quindi dobbiamo un po' conoscerci meglio e allenarci ancora un po' di più per sistemare le ultime cose.